Ciao e benvenuto in questo nuovo video, Segreti del cacciatore felino. Prima di iniziare, ti invito ad iscriverti al mio canale. E se ti va a lasciare un commento o un like, grazie e buona visione. I gatti sono cacciatori naturali grazie alla loro evoluzione. Discendenti di felini selvatici, hanno sviluppato abilità predatore per sopravvivere. L'istinto di caccia è radicato nel loro DNA, rendendoli agili e attenti ai movimenti anche quando giocano. Hai mai notato il tuo gatto inseguire un oggetto immaginario? Questo comportamento è una manifestazione del suo istinto di caccia. Anche senza una preda reale, i gatti esercitano le loro abilità, affilando riflessi e velocità in modo innato. Le zampe dei gatti sono progettate per la caccia, con artigli retrattili che offrono un vantaggio silenzioso. Questi artigli affilati permettono di afferrare efficacemente le prede. Le zampe potenti garantiscono scatti rapidi, fondamentali per inseguimenti e catture. La visione notturna dei gatti è straordinaria. I loro occhi sono altamente sensibili alla luce, permettendo di cacciare anche al buio. Grazie a una struttura oculare unica, possono individuare movimenti minimi nell'oscurità, rendendoli cacciatori notturni eccellenti. L'udito dei gatti è finemente sintonizzato per percepire il minimo fruscio. Possono captare frequenze che sfuggono all'orecchio umano, individuando prede nascoste. Questa capacità uditiva avanzata è fondamentale per localizzare e sorprendere efficacemente le loro prede. I gatti trasformano il gioco in una forma di caccia, affinando i riflessi e stimolando l'istinto predatorio. Giocare non è solo divertimento, ma un modo per mantenere viva la loro natura di cacciatori, sempre pronti all'azione. Durante il gioco, i gatti adottano tecniche di caccia come la pazienza e la velocità. Osservano, attendono il momento giusto, poi scattano con precisione, dimostrando abilità affinate da millenni di evoluzione come predatori. Il salto perfetto è un'espressione della precisione felina. Ogni muscolo è coordinato per raggiungere la preda con agilità e destrezza, dimostrando l'incredibile controllo del corpo che li rende cacciatori formidabili e inarrestabili. Il gioco simula la caccia e rappresenta un'attività cruciale per i gatti. Attraverso il gioco affinano le abilità predatori e si mantengono attivi, evitando la noia e stimolando la loro intelligenza innata in un ambiente domestico. La caccia influisce sulla loro alimentazione, poiché i gatti sono carnivori obbligati. La dieta naturale è ricca di proteine derivate dalle prede, essenziale per il loro benessere, mentre il gioco soddisfa il loro bisogno di cacciare e nutrirsi. La madre gioca un ruolo cruciale nell'insegnare ai piccoli l'arte della caccia. Attraverso il gioco e l'osservazione, i cuccioli apprendono tecniche essenziali per la sopravvivenza, affinando abilità come l'agguato e il balzo, fondamentali per la loro crescita. La caccia all'aperto offre ai gatti un'esperienza ricca di stimoli e sfide imprevedibili, mentre quella indoor richiede una maggiore creatività per simulare l'ambiente naturale. Entrambi gli scenari permettono ai felini di esercitare i loro istinti predatori innati. Comportamenti come l'agguato e il balzo sono manifestazioni tipiche dell'istinto di caccia nei gatti. Questi movimenti sono eseguiti con precisione e coordinazione, dimostrando la loro innata abilità nel sorprendere e catturare le prede, anche in casa. Quando i gatti portano le prede a casa, stanno esprimendo un comportamento naturale di condivisione. Questo gesto può essere interpretato come un'offerta o un tributo, una dimostrazione del loro successo e abilità nella caccia. Per stimolare il comportamento naturale dei gatti in casa, è importante creare un ambiente arricchito. Offrire giocattoli interattivi e spazi per arrampicarsi consente ai felini di esercitare le loro abilità di caccia, mantenendo viva la loro curiosità.
I giocattoli che imitano le prede sono essenziali per stimolare l'istinto naturale del gatto. Topolini di peluche, piume legate a bastoncini e palline tintinnanti possono risvegliare il suo spirito da cacciatore, offrendo ore di intrattenimento e sano esercizio fisico. Guardare video di gatti in azione è non solo divertente, ma anche educativo. Osservare le loro tecniche di caccia può fornire spunti su come migliorare il gioco con il tuo gatto, arricchendo la sua esperienza quotidiana. La caccia è anche un'opportunità di socializzazione per i gatti. Interagendo con altri animali, imparano a comunicare e a stabilire gerarchie. Queste interazioni li aiutano a sviluppare abilità sociali cruciali nel loro comportamento quotidiano. I gatti sono noti per cacciare creature inusuali, come insetti o piccoli rettili. Questi incontri stimolano la loro curiosità, offrendo loro nuove esperienze e sfide che possono contribuire a un arricchimento mentale importante. Per proteggere la fauna locale, è possibile adottare soluzioni come campanelli sui collari. Questi avvisi sonori possono ridurre le catture indesiderate, permettendo ai gatti di continuare a esplorare l'ambiente senza compromettere l'ecosistema circostante. I gatti, con il loro sguardo penetrante, talvolta possono percepirci come prede giganti o come parte del loro territorio da esplorare. Questo comportamento deriva dal loro istinto predatorio, che li spinge a interagire con noi attraverso il gioco. Osservare il comportamento naturale dei gatti offre una finestra sul loro mondo istintivo. Comprendere queste dinamiche rafforza il legame con il nostro felino e ci permette di apprezzare la sua natura complessa e affascinante, piena di sorprese quotidiane. Grazie e arrivederci nel prossimo video.